Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi l'S2000 torna sul canale con dei nuovi upgrade. Ragazzi, il progetto S2000 va avanti, eccoci qua in un nuovo episodio con la macchina. Nuovo episodio significa nuovi upgrade. Oggi, come potete vedere, non sono nella solita officina dove faccio i lavori con la macchina. A breve vi spiego perché e oggi andremo a fare un upgrade che molti mi avete chiesto fin dal primo giorno che avete visto la macchina. Forse avete già capito di cosa stiamo parlando. Io ascolto i commenti, i feedback che mi mettete sui video e tra le tante idee che mi avete dato, voi in tanti mi avete detto di riverniciare o cambiare completamente il logo. Beh, ho ordinato un nuovo logo. Nel prossimo episodio vedrete altri upgrade che ho fatto grazie ai vostri consigli. Come potete vedere fuori è una giornata uggiosa, ormai l'inverno alle porte e oggi andremo a fare il cambio gomme e per l'occasione, qui potete vedere le mie nuove gomme invernali e qui sotto ci sono i nuovi cerchi. Che dite? Lo tiriamo sul telo? Beh, praticamente fin dal primo giorno che avete visto l'S2000 in tanti giustamente hanno stracriticato i cerchi della Mac sulla macchina perché sostanzialmente sono, oltre ad essere orribili, erano anche rovinati. Per non parlare di questo che, come potete vedere chiaramente, è pure storto. Lo so che non vedete l'ora di scoprirla, però diamo un attimo un'occhiata ai miei nuovi pneumatici invernali. Sul posteriore abbiamo Michelin Pilot Alpine 4 da 2,45, mentre sull'anteriore abbiamo optato per le Alpine 6 da 2,15. E facendo questo progetto in collaborazione con eBay ho usufruito del nuovo progetto che hanno appena lanciato per quanto riguarda la vendita delle gomme. Tramite questo servizio è possibile acquistare attraverso l'inserzione di eBay le gomme, così come la loro ricezione e montaggio, direttamente in uno degli oltre 500 gommisti convenzionati. Questo tipo di servizio in Italia non è offerto da nessun altro marketplace e il suo funzionamento è semplice. Una volta scelto il quantitativo, seleziona l'acquisto del montaggio gomme e con il cap inserito verranno visualizzati i gommisti convenzionati della tua zona. Una volta effettuato l'ordine si riceve via mail il contatto dell'officina scelta per fissare l'appuntamento. Ma non è tutto! Dal 22 ottobre al 3 novembre, usufruendo di questo codice avrete diritto ad uno sconto del 5%. Se provate questo nuovo servizio, fatemi sapere cosa ne pensate. E dopo avervi spiegato il nuovo servizio lanciato da eBay, ecco qua i nuovi cerchi. Quelli che vedete sono dei cerchi originali per l'S2000. Questi sono i cerchi che sono stati montati sulla serie prodotta nel 2004-2005. Come potete vedere, originariamente non erano neri i cerchi. L'ex proprietario li ha fatti riverniciare da argento a nero. Direi che nero non sono male, come potete vedere. Hanno qualche graffetto da marciapiede, ma poco importa perché più avanti li rivernicerò. Ancora non so se rifarli di nero o riverniciarli di argento, perché ancora non so di che colore andrò a wrappare la macchina e quindi vorrei fare un buon abbinamento di carrozzeria e cerchi. Praticamente da quando ho acquistato la macchina che ero alla ricerca di un set di cerchi, non sapevo se comprarli nuovi o usati, originali per l'S2000 o aftermarket, e devo dire che sono stato molto fortunato perché con una minima spesa, ho speso praticamente 350 euro per quel set di cerchi, sono riuscito a trovare un set originale Honda, meglio di così. Che cosa me ne farò di questi cerchi della Mac? Onestamente non lo so perché quello là dietro è storto. Potrei farli sistemare tutti e quattro, ma onestamente questi cerchi, date le condizioni, valgono così poco che non so neanche se mi conviene andare a sistemarli. Voi che dite? E adesso che abbiamo tutto l'occorrente, diamo subito al via al cambio di gomme e di cerchi.
ragazzi, devo dirlo, sono molto soddisfatto del risultato. Andiamola a vedere. Prime impressioni, beh, sono molto contento del cambio cerchi, perché è così tutta nera. Praticamente l'S2000 è passata in modalità stealth. Adesso le mancano solo i vetri oscurati e poi diventa veramente minacciosa. E devo dirvelo, con questa configurazione attuale, lo spoilerino a me piace. Avevo intenzione di levarlo, però se dovessi mantenere questa configurazione, non vi nascondo che lo spoilerino potrebbe rimanere. Rendono molto bene neri, poi con le coppette sempre nere con il logo di rosso. Anche le pinze hanno bisogno di essere riverniciate, ma qui torniamo al discorso di prima. Prima di riverniciare cerchi e pinze, vorrei un attimo capire di che colore wrappare la macchina per abbinare il tutto nel miglior modo possibile. Mi piace. La configurazione attuale mi piace, praticamente stealth come l'M3, anche se l'M3 non è nera, ma è un blu notte molto scuro, sempre coi cerchi neri. Che doppietta! Al momento posso ritenermi molto soddisfatto dell'abbinamento, perché sono riuscito a trovare un set di cerchi originali dell'S2000 e sono proprio belli. Voi non avete idea quanto tempo ho passato a cercare un futuro set di cerchi per la macchina. Mi è capitata questa occasione e l'ho colta al volo. E voi ragazzi, che cosa ne pensate di questi cerchi abbinati così al colore nero? E soprattutto, di che colore la facciamo? Dando un'occhiata da vicino ai cerchi, beh, posso constatare che solamente uno su quattro si salva. Tutti gli altri tre hanno dei graffi da marciapiede, ma poco importa perché verranno riverniciati. La cosa più importante è che comunque sia tutti e quattro i cerchi sono dritti. E voi lo sapete, tra buche e strade dissestate in Italia non è semplice riuscire a mantenere dritti i propri cerchi. Sono anche contento di aver montato un set di gomme invernali, perché dato che l'inverno è alle porte, io non vedo l'ora che scenda la neve per andare in montagna e fare, beh, avete capito cosa. Bene ragazzi, possiamo terminare qui questo episodio del progetto S2000. Io già non vedo l'ora di iniziare le riprese e i lavori del prossimo step. Io direi che adesso ci concentreremo un po' sulla carrozzeria, quindi andremo a riverniciare sicuramente i paraurti, detailing e qualche altro lavoretto sicuramente dietro l'angolo. Io come sempre ringrazio eBay per tutto il supporto che mi sta fornendo per questo progetto, e ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione, ciao!